Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Finisce oggi la sfida, o meglio il rematch ai capi palestra. E primo capo palestra, penultimo capo palestra di quest'oggi è appunto Bianca. E mi tocca rifare puzzle, vero? Questo puzzle penso sia il peggiore mai escogitato in un gioco Pokémon. Allora Bianca, sei pronta ad andare giù? Link, sei riuscito ad entrare nella sala d'onore, complimenti. Stavo aspettando che ti facessi vivo. Cioè, sconfitto me, sconfitto i Super 4 e in 4 e 4-8 sei diventato una celebrità. Davvero fenomenale. Insomma, adesso sono più concentrata che mai. Più che la moda dell'amore, ora mi interessa battere te, Link. Preparati perché faccio sul serio. Ottimo. Vediamo che Pokémon ha. Yeah. Del ghiaccio, bello. Quest'oggi parleremo dei comportamenti molto strani che lo Yeti può avere durante il periodo invernale. Vai, fuoco carica! Sarà 3 facile. Bello. Così è facile per davvero. Mamoswine. Vabbè, Mamoswine anche. Una zuffella tattichella ci sta, eh. Più che altro per il ghiaccio, non per la terra. Buono, meno 2. Andiamo piuttosto spediti. Abbiamo Jinx, che facciamo anche su Jinx fuoco carica. Non attacco zuffa perché lotta, dato che lei è psico. Oh, fuoco al nastro, no, Ma no, fuoco al nastro su Jinx, no. Però, non so perché è scottata. Fuoco carica che scottasse non mi pare. Però ok. Ciao. Ciao Jinx, alla prossima. Ci proviamo? Beh, sì, è facile contro Froslass. Per male che vuole fare, sgranocchio. Vela Aurora? Oh, santo cielo. E che faceva? Ah, attacchi fisici e speciali, che cavolo. A quanto pare però non concentra nulla. Ah, brutto colpo, allora c'entra, sì. Manda Glaceon lei. Bello Glaceon, molto molto carino, ma deve andare giù anche questo povero Pokémon, questa povera anima. I am speed. Ecco, doppio team è una cosa che non vorrei mai vedere. Ho revitalizzato Anasia proprio per cercare di mandare KO Glaceon, che ha una difesa incrollabile. Vabbè, Bora, sì, contro un Pokémon fuoco. E ha anche avanzi. Per fortuna la grandine ha smesso di scendere, ma sta comunque recuperando tutto molto velocemente. Cose che mi fanno spopolare il cervello perché io non riesco a capire il perché. Ma dai, no, mo doppio. Allora, ha fatto 2 doppio team. L'ho sempre beccata. Mo che c'è Anasia, no. Allora. E allora. Bene. Mi piace così. Così va bene. Dai, chi ti manca? Chi ti manca? Weavile, buono. L'ultimo? Bene, ora devo concentrarmi. Ah, ora, prima no, prima. Prima chi se ne frega. Adesso che è l'ultimo, beh. Weavile è un Pokémon molto veloce, ma non penso possa mandarmi KO. I'm back, bitches! Va bene, comunque è finita. Oh, 4 per da lotta, dato che è il ghiaccio buio. Bel tipo, ma. No, sei veramente eccezionale. Mi hai persino fatto perdere la concentrazione. No, tu mi sa che non ce l'avevi proprio la concentrazione, cara mia. Wow, sei veramente formidabile. Link, sei molto più forte di quanto pensassi. E non è solo la tua concentrazione pazzesca, è più una questione di tecnica. O almeno ho avuto questa impressione. Questo bollo è uguale a quelli che uso io. Tieni. Se vuoi un bollo glaciale B, e non si può comprare, devi sconfiggerla tante volte fino a che non ti dà tanti bolli quanti vorresti. Lotta contro Bianca comunque in tempi record, mai fatta una cosa così veloce. Tra l'altro le sto trattando in maniera molto meme le lotte, infatti se avete visto tutti i video di tutte le lotte, sono 4 video con questo, sapete che li sto trattando in maniera molto simpatica. Eccoci qua anche da Corrado, tocca fare di nuovo il giochetto delle ruote qua che girano. E voilà, siamo da Corrado. Corrado usa Pokémon Elettro, quindi direi di andare con un bel Pokémon Terra come Nugua. Bene, ce ne hai messo di tempo ad arrivare.
Dopo l'ultima volta che abbiamo lottato, sono venuti a sfidarmi innumerevoli allenatori, ma nessuno di loro mi ha colpito. Link, tu hai sconfitto Camille e sei diventato ancora più forte, vero? Non ti arrabbiare. Mi aspetto molto da te, Link. Spero che non mi deluderai. Spero anch'io di non deluderti. Ho molta paura. Non vorrei mai deludere Corrado. Perifer. Ok. Corrado usa Pokémon Elettro. Cheat. Vabbè, parassi seme. Mette la pioggia, ovviamente, perché deve usare tuono. In questo caso usa gelo raggio. Boh, comunque Vux penso sia sufficientemente forte. 4 per, infatti, ciao. Mando Anasia. Anasia, ovviamente, player migliore di sempre. Ma come? Ma dai, ma è andata KO, mi ha fatto comunque scegliere se volevo cambiare. Ma non funziona così. Invertivolt, madonna quanto l'ho odiato sto topo. L'altra volta con Invertivolt di continuo. Tanto prima o poi lo becco. Prima o poi lo becco e ci rimane. Ma non è perché è Raichu, proprio perché usa Invertivolt. È quello che mi dà fastidio. Ah, torna per davvero. Ma io ti conosco, Raichu. Ti conosco e non ti faccio andare via senza farti male. Come tuono? Ma no. Ma dovevi... Ma no, dovevi fare Invertivolt. Qui... Ok, l'ha preso bene Mint, bravissima. Boia! Jolteon è stato avvelenato. Però... con la Toxic Sfera... non capisco perché. Forse ha un'abilità che gli permette di aumentare la velocità quando è avvelenato, quando ha un problema di status. Ce l'hanno pochi Pokémon, però. È piedi svelti, ce l'hanno pochi Pokémon. Ah, tornato indietro. Ah, Luxray, vabbè, Luxray. Ci vuole molto a sconfiggerlo, dai. A sto punto, fuoco carica. Che magari mi va anche liscio. Mamma mia, che schifo. Ma dai! Ma prepotenza, ma ha finito di romperlo. Dunque, ha prepotenza, quindi non ha antagonismo. E fin qui... a tuono? No, Invertivolt. Va bene però. Sapevo di reggerlo comunque. Non è un problema. Jolteon che sta male e quindi ci prende un sacco di botte. Rimando Nugua. Revitalizzo al massimo Nugua con Vitalerba. L'elettricità svanisce, bravi tutti. Un'altra Vitalerba su Anasia. Meno male che è svanita l'elettricità. Vabbè, cioè non c'entra niente. Wow. Ragazzi, che succede? Vabbè, mo tuono becca però. No, 3 volte di fila! Missa per 3 volte tuono! Ma che co... ma non è vero! Mamma mia, che roba! Mamma mia, beh che tuono fa schifo di precisione, ma 3 volte di fila? Wow! Wow! E no, non era perché Apti evita l'attacco perché mi ama. Evitava proprio. Vai. Campo elettrico. Mi dispiace per te, mi dispiace. Oddio, acqua di sale non lo finisce. Però lo manda in range di kill, quindi... sono contento così. Oddio, ce la farà a mandarmi giù? Convertivolt? Sì, mi sa, eh. Sì, vabbè, ovvio. Electivire. Ai pugni Electivire? No. No, sarebbe una porcata. Se avessi pugni, disinstallo sto gioco. Cioè, lo rompo perché non posso disinstallarlo. È una cartuccia. Ma no. Non meriti di vivere. Tu non meriti la vita proprio. Terremoto con attacco ovviamente abbassato grazie alla fiamma, grazie alla scottatura.
Se no l'Activa era andato già KO. Guardalo! Con uno sputo. Ma mo ti tocca. Guarda un po'. Ah. Corrado forse una cosa normale come lotta. Quella più difficile contro Fanny, credo. O contro Omar, forse. Non lo so di preciso, non saprei dire. È fatta! La sfida ai capi palestra è conclusa. Oh, e si può tornare a finire post-game con i leggendari. L'ultima lotta sarà la lotta segreta, che non è più segreta ormai, di Diamante Lucente per la Splendente, quindi ci siamo quasi. Lottare con te è una fonte inesauribile di scoperte e di sorprese. Questo bollo è per te. Oh, ad ogni modo finisce anche questo episodio. Io vi ringrazio per averlo seguito. Le lotte sono state tutte quante lotte meme, editate in una certa qual maniera per renderle un pochino più interessanti e meno pesanti, perché già l'abbiamo fatto una volta, quindi rendiamole un pochino più divertenti. Come sempre vi ringrazio, ovviamente in descrizione il link per Instagram e Telegram, e se ancora non siete iscritti al canale fateci un pensierino, e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.